Piazza Duomo era il fulcro della città, tutto questo 4 anni fa, prima che accadesse quello che oramai sappiamo ben tutti. Oggi si presenta un'iniziativa dei comitati, iniziative collaterali per quanto riguarda l'anniversario di questo 6 aprile. In più, vedete, abbiamo filmato un po' una piazza desolata, senza nessuno, qualche operaio, qualche rumore da cantiere e qualche irriducibile che alla fine non vuole lasciare questi posti, però insomma tutto con grande tristezza. Venite con noi. È un cartellone molto molto ampio e tanti momenti di riflessione, però insomma serve anche la battaglia della serie facciamo passare questo anniversario, ma bisogna fare qualcosa, perché i politici ieri dicevano che non ci sono più soldi, che non sanno a quale santo rivolgersi, lo ha detto la pazza. Che ne pensi di tutto questo? Allora, che le risorse non sono sufficienti per mettere in atto quello che si intende fare da qui al 2015 o al 2018 è un dato evidente, e tant'è che noi proprio nel primo incontro dei cinque di cui parlavo prima abbiamo messo in evidenza come in realtà le risorse erano da una parte virtuali, partendo proprio da quella che era la delibera del CIPE, che stanziava quei 2,5 miliardi di euro su 3 annualità. Sì, ma con chi ce la prendiamo adesso? Voglio dire, con i nostri governanti, con gli amministratori locali che si sono interfacciati con un ministro satellite qui alla... con chi? Giusto, allora, per capirci. Allora, intanto il problema relativo alla certezza delle risorse è uno dei punti fondamentali che sono stati denunciati sin dall'inizio, tant'è che era un po' anche il cuore della legge d'iniziativa popolare. Perché non siete arrabbiati come lo eravate prima? Cioè perché eravate più incarogniti magari quando c'era Letta e Berlusconi, e adesso vi siete più ammorbiditi? Adesso siamo ugualmente indignati. Allora, in città c'è una parte, diciamo, della città che comunque in questi 4 anni non ha abbandonato un giorno l'indignazione o la battaglia, ha continuato a lavorare, ha fatto riflessione, ha studiato anche le carte, tra l'altro con un lavoro anche, diciamo, pesante da un punto di vista dell'impegno. Poi c'è una città che non è inerme, è una città che purtroppo è disaggregata, è una città che ha perso ogni tipo di relazione sociale, ed è diciamo, noi speriamo che dopo il ricordo e la memoria di quello che è stato si possa veramente avere un sussulto di coscienza e di conoscenza per fare veramente in maniera tale che questa città venga ricostruita, e con essa anche i suoi abitanti, perché c'è bisogno di ricostruire anche non solo la città ma i cittadini. Ma che siete venuti a fare qua che non c'è niente? A perdere tempo, perché siamo tutti pensionati e non sappiamo dove andare, e allora ci rivediamo. Dove abitavate? A Santa Maria di Farfa. Lui a via Garibaldi, più centro di questo. Che ne dite? Cioè, siamo abituati a venire al centro. Come la trovate? Vabbè, la piazza oramai non ci guardiamo più. È stata sempre così rovinata, chiaramente. La piazza sì, perché ci hanno parcheggiato i mezzi grandi, le macchine grandi, per forza è ridotta. 4 anni la città non esiste come era 4 anni fa. Il centro. Il centro non esiste, è vero. Ma la città, penso che nei dintorni stanno lavorando, la periferia sta lavorando. Questo, insomma, il centro, siccome noi siamo abitanti del centro, ci interessa il centro. Siete venuti a vedere l'Aquila? Sì. La prima volta? Sì. Sogno di Australia. Australia? Sì. Che pensa? Che città ha visto? Proprio una disgrazia. Non immaginava? No, mai. Mai. Con che spirito si viene la mattina qua? Allora, io vengo con uno spirito bello, nel senso che sono contenta di venire, in questo senso. Non molli. Brava, chi molla è perduto. Ci siamo solo noi, a proposito di donne dell'Aquila e di resistenza, siamo qui. A resistere. Dopo 4 anni? Non viene, se gli aquilani non vengono, non tornano prima loro. Non verrà nessun altro, vengono i fiorentini, i veneziani che non sono mai venuti, gli aquilani non si vedono perché si fanno prendere dalla depressione.
siamo tutti depressi, ma venite in piazza, no? Certo, aiutiamoci. Dopo 4 anni immaginava che la situazione fosse rimasta così, oppure... No, io sono una pessimista, io penso che ci vorranno 30 anni prima, io penso che questa città non la vedrò ricostruita, forse i miei figli, però dico, l'importanza è cominciare, no? Quindi poi all'inizio c'era la speranza, non toglieteci la speranza, aspettiamo anche altri 2 o 3 anni, ma non ci togliete la speranza. In banca. Quindi solo per la banca. Sì, mi piace andare qui alla BNL. Al di là dell'utilizzo della banca, però non ci sono motivi per venire a... No, no, assolutamente no. Che pensa di questa città oggi? È una città morta, che è passato troppo tempo per poter sperare nell'interesse dello Stato, del governo, e per cui se non c'è una spinta a livello locale penso che rimarrà così. Amministratori incapaci e disinteressati. Se lo viene a rivedere il centro storico qualche volta? Lo so, però il centro storico qua c'aveva il negozio. Io dove ce l'aveva? Negozio di fotografia e galleria d'arte, proprio qua al numero, mi sembra la 16. Se lo viene a rivedere ogni tanto? Ogni tanto venga a vedere, ma... Avrebbe immaginato che in 4 anni magari si poteva fare qualcosa in più, avrebbe potuto rivedere qualcosa? Qua, se parliamo, andiamo a toccare un po' la politica, però la politica dell'Aquila doveva collaborare almeno con il Parlamento, con le cose più centrali a Roma. Non si è fatta sentire come doveva. Scappare. Una persona con la macchina, dove va, signora? Stelli, sono venuta a accompagnare mio marito che tutti i giorni deve andare al caffè qua. E fa bene, almeno uno mantiene un attimino. Questo adesso... Dove lo accompagna? Alla caffetteria? Alla caffetteria, se non che poi ho visto tutti i sensi obbligati e sono dovuta venire per forza qua. Che impressione le fa ripercorrere questo tratto con la macchina? È un pianto. Siamo su questo argomento, sono 4 anni che stiamo su questo argomento, è inutile più parlarne, no. Aspettiamo soltanto che Padre Eterno ci aiuti. In che modo? E che mamma. Quindi lei si fida più del Padre Eterno che magari di amministratori brava, e politici? Brava, ecco, Padre Eterno che interviene con gli amministratori, stanziano un po' di roba. Insomma, buona giornata.